Ameria Radio presenta Pillole di Rinascimento. Buongiorno, cari radioascoltatori. Pare passato un secolo, invece eccoci qua, non è passato neanche un anno e ci ritroviamo con la festa del Rinascimento di Acquasparta. Bene, vediamo un po' con queste belle pillole, incominciamo con la prima pillolina. Intanto presentiamo Umberto che ci presenterà colei che abbiamo praticamente scongelato, perché l'avevamo congelata per la seconda ondata, e quindi avendola congelata adesso Umberto l'ha scongelata. Vediamo un po'. Sì, buongiorno, buongiorno a te Paolo, buongiorno ai nostri amici radioascoltatori. Io adesso attacco, ovviamente attacco il microonde e vediamo quello che succede. Insomma, anche io non ti assicuro niente, perché poi è un'operazione complessa e speriamo che possa, diciamo, dare corso all'esito sperato. Speriamo. Allora, bando alle ciance. Aspetta, mica non ha suonato ancora l'orologio del microonde. Dagli tempo, no? Ecco, sta suonando l'orologio del microonde. Vediamo un po'. Beh, se ci sta qualcuno che ha suonato, quello non è l'orologio della nostra radio. Però vabbè, questo è un altro, tipo di problema. Allora, presentiamo subito la nostra, in questa status, diciamo, di mezza, no? mezzo congelamento, scongelamento, la nostra carissima amica Vanessa, che insomma abbiamo già conosciuto lo scorso anno e conosceremo l'anno prossimo, insomma, no? Certo. Ho ricchiappato da sotto, ho visto come si gioca ping pong e io ti aiuto dopo il ricongelamento, chiaramente. Sì, è così. E quindi Vanessa, buongiorno, ben ritornata e buona festa del Rinascimento. Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, buongiorno Umberto. Allora. Vanessa è sempre pimpante, come vedi, anche perché siamo alla prima pillola, quando arriveremo alla quindicesima. Io sfido, no, che anche che lei possa continuare. Non sarò solo scongelata, ma forse lessa. Forse sì, probabilmente sì. Prenderemo la colpa col crisp, tranquilli. Assolutamente. Bene, allora Vanessa. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, diciamo, con la presidente, con la nostra, diciamo, cara Chiara Andreucci, una nuova presidente, diciamo, della festa del Rinascimento. Devo dire con grandissimo piacere che, insomma, la festa del Rinascimento sta rispettando appieno una parità di genere, perché dopo, insomma, no, illustri predecessori, insomma, si sta veramente, diciamo, ragionando, buttando giù tutti gli assi, anzi le assesse, no? E quindi, insomma, una bellissima cosa. Raffaella Raggi, insomma, l'anno scorso, Chiara Andreucci quest'anno, e ovviamente, diciamo, la inossidabile Vanessa, che veramente continua a mantenere il suo ruolo di, no, segretaria dell'ente. Bene, Vanessa, prima di pillolare, no, cosa fa la segretaria dell'ente? Bene, a parte un supporto psicologico, forse anche psicopatico, di tutti i presidenti, no, io mi occupo prevalentemente di autorizzazioni, permessi, documentazioni, contratti, contabilità, bandi, chi più ne ha più ne metta. In realtà la parte burocratica della festa è tutta sulle mie spalle. Beh, non è poco. Non è poco, io. Non è poco, perché ricordavamo insieme, diciamo, alla presidente, che l'ente Rinascimento, diciamo, è la struttura giuridica, no? È l'ossatura, è il dorso di tutta la festa del Rinascimento, che consta di quattro soggetti, le tre contrade, che ognuna viaggia per conto suo con il coordinamento della regia dell'ente, ma l'ente chiaramente è quella struttura deputata allo svolgimento, diciamo, di tutte queste attività, che sono veramente complesse, difficili, bisogna incrociarle, intonarle. Però senti, oggi non parliamo di segreteria, no. Più che altro, no, volevo anche aggiungere che Vanessa la si può incontrare in un posto bellissimo, che è la taverna la sera, dove l'abbiamo incontrata noi, è un posto molto bello perché si mangia molto bene. Sì. No, è un incontro piacevole, perché insomma lei... ovviamente poi noi qui da Acquasparta abbiamo, diciamo, questa
dicotomizzazione, no? Nel senso che abbiamo dei ruoli, poi ognuno di noi fa parte delle, di contrade, sì, certo. Insomma il ruolo è completamente diverso, però chiaramente ci sono alcuni momenti in cui si parla, diciamo, del ruolo istituzionale, altri momenti, Paolo, quelli che hai visto te, certo. La componente più ludica, forse anche più piacevole se vogliamo, che sì. Appunto sono l'appartenenza a una contrada, e di questo esatto. Abbiamo parlato abbastanza diffusamente con la nostra certo. Presidente, e per cercare anche di regalare ai nostri ascoltatori un po' lo spirito della festa, no? Bene, allora che dici, Paolo, se iniziamo? Andiamo un po' a pillolare. Vediamo un po' che pillola c'è. Ricordiamo solo, Paolo, che il contributo della mia radio sarà un po' come lo scorso anno, no? Cioè, dove nella sostanza faremo, diciamo, delle chiacchierate istituzionali, ma racconteremo tutti i giorni, no? Sì. Gli eventi che accadranno, giusto? Assolutamente sì. Non ti sei sbagliato, anche se ci abbiamo in serbo qualche sorpresina che speriamo Chiara riesca a far, diciamo, esaudire, insomma, far nascere, speriamo, perché sarebbe una cosa molto carina. Bene, partiamo dal primo giorno, allora che dici, Paolo? Sì, vai Vanessa, facci prendere l'acquolina in bocca, facci sognare l'acquolina in bocca. Allora, quest'anno partiamo sabato 11 giugno, spariamo subito le prime micce con il corteo delle contrade, che quest'anno vede per la prima volta la regia di un regista, e quindi è a cura di Germano Rubbi, e si chiama Metamorfosi, la terra, gli astri e l'uomo. Abbiamo cambiato un po' il corteo, ricalcandolo un po' su, diciamo, le scene di Ovidio che sono all'interno del Palazzo Cesi. Non so se i radioascoltatori sanno che all'interno del Palazzo Cesi abbiamo delle stanze affrescate con, appunto, come soggetto le Metamorfosi di Ovidio, e noi quest'anno le portiamo in piazza, quindi le facciamo in maniera vivente, cambiando un po' quello che è il corteo, che era diventato dopo 20 anni un po' statico. Abbiamo deciso di dargli una rinfrescatina. E quindi sabato alle 21:30 in piazza Federico Cesi il grande corteo delle contrade. Bene, e questo, e si aprono le taverne. Scusate. Non ti ricordi, le taverne si aprono domenica 12. Ah, quando c'è il corteo siamo tutti lì. Ma un'apertura per me, no? Come? Un'apertura per me, niente? No, dieta. Sabato dieta. Si va a dieta oppure per par condicio e quieto vivere nei ristoranti che sono aperti da qua. No, vabbè, vado a cena da Umberto, poi vengo a vedere il coso. Va bene. Non ci sono problemi. Ma anche a casa di Umberto, da quello che so, il ristorante, quindi... Diciamo che sono vissuto per 63 anni, quindi qualcosa si mangia. Beh, insomma, bene, quindi questo comunque è un bel aspetto, perché secondo me questa scelta, no, di chiudere la taverna e metti tutti nella condizione di poter... Per un giorno, tutti con Travaglioli possono divertirsi. Bene, allora noi stasera andremo tutti quanti a divertirci. È bravo. C'è anche la scascetta, puoi portare dietro, diciamo, intanto che vedi il corteo, puoi portare dietro qualcosa, cioè un porta pranzo, qualcosina. Io passo da te, prendo il panino e vado. Semmai lo chiedo a Sib, perché tanto solo lei pensa a me. Vabbè. Bene. AM alla Quasparta è una sigla che significa tanto, ma la nostra squadra, diciamo, a Casparta Monte Cassini, ma significa allora Magni anche. No, quello sì, non ci avevo dubbio. vedi te, insomma, mi metterò a urlare fuori casa. Guarda, fuori. Passa. Io passo. Poi dopo. Bene, quindi oggi, insomma, abbiamo esaurito. Abbiamo fatto come Paolo. Insomma, abbiamo esaurito, certo, più che altro affamato, no, esaurito. Però. Ci metteremo d'accordo, Paolo. Allora abbiamo finito questa cosa, è molto veloce, perché poi, insomma, abbiamo tantissime cose nei prossimi giorni, quindi stasera ci riposiamo, andiamo a cena e poi domani vediamo cosa succede. Va bene, allora salutiamo Vanessa e a domani. Ciao. Arrivederci a tutti, a domani.
Famiglia Radio ha presentato Pillole di Rinascimento.